Ehi Google, quali sono le edicole aperte oggi a Pordenone 13 aprile? Non ho capito, mi dispiace. Ehi Google, quali edicole sono aperte oggi a Pordenone? Ho trovato un po' di risultati per edicola vicino a te. Il primo risultato è edicola via Montereale 25 Pordenone. Il secondo risultato è edicola Tabacchi via Superiore 15 Pordenone. Il terzo che ho trovato è Fiaccavento Giuseppe, viale Michelangelo Grigoletti, 91, Pordenone. Vabbè, ho capito, mi toccherà andare a vedere. Lunedì 13 aprile, Pasquetta, la città è deserta, ero uscito alla ricerca di un'edicola aperta per esercitare il mio diritto all'informazione, ma nonostante quanto appreso da internet, invece qua le edicole sono tutte chiuse. Il problema è che le edicole spesso sono anche tabacchini e non vendono solo quotidiani, ma vendono giornali di tutti i tipi. Quindi oggi niente da fare. Vabbè, nel frattempo che mi stavo recando per vedere se trovavo un'edicola aperta, stavo ragionando e mi stavo ponendo delle domande, sottolineo domande perché fino a prova contraria è ancora lecito porsi delle domande. Cosa ci sia di legale nel DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio? Dunque, non è mai stato ratificato e perciò non ha forza di legge, non è un decreto legge, quindi domanda, può avere forza coercitiva, sanzionatoria a livello amministrativo oppure penale? Questa è una domanda che dovremmo porci. Dovremmo anche porci la domanda se questo DPCM collide con il dettato degli articoli 2, 10, 13 e 16 della Costituzione della Repubblica Italiana. Ecco, detto questo, io torno a sigillarmi in casa perché voglio essere rispettoso comunque, ma ad ogni modo mi metterò a studiare perché prima o poi dovrà venire il giorno della resa dei conti dal punto di vista della giustizia. Io spero che la magistratura, nella quale ho fiducia, prima o poi, dopo aver raccolto tutto il materiale necessario, effettuato tutta l'istruttoria dovuta, inizi una bella inchiesta. Non solo per verificare la legalità di questo decreto e di tutte le restrizioni, comprese le ordinanze emanate dai vari presidenti delle regioni, ma anche una bella inchiesta in ambito sanitario per vedere se tutte le cifre che ci hanno fornito riguardo il contagio, riguardo anche i morti, siano corrette e se invece non siano servite ad altri interessi di tipo economici, se vi siano conflitti di interesse nelle varie professioni, soprattutto per quanto riguarda le posizioni apicali, e se non ci sia l'ipotesi di procurato allarme. Alla prossima!